Amici sportivi ed appassionati di basket, buonasera da Francesco Vallesi, siete collegati in diretta dal Palamedi di Porto Recanati, dove sta per avere inizio la prima giornata di ritorno di questo sempre più entusiasmante campionato di B interregionale. L'Attila Junior Basket, 10 punti in graduatoria, se la dovrà vedere con una delle favorite, se no la favorita del torneo, ovvero l'Ital Service Loreto Pesaro, che occupa il terzo posto in classifica, quota 14, in coabitazione con Senigallia. Quindi cinture di sicurezza bene allacciate, perché sicuramente assisteremo ad un grande spettacolo di basket. Vediamo, è tutto pronto qui sul parquet. Leggiamo i quintetti per le due squadre per quanto riguarda l'Attila Basket. Il nuovo arrivato Luca Montanari con la casacca numero 32, gli esterni Redolf e Gulini, sotto le plance Annibaldi e il capitano Peppo Gamazo. Risponde la Ital Service con in possesso di palla in questo momento Leonardo Cipriani, pallone per il numero 14 Federico Tognazzi, che insieme a Broglia, a Casoni e al numero 10 il bomber Matteo Maruca completano lo starting five. Fuori per Tognacci, raddoppio su di lui, Cipriani è libero dall'arco dei 6,75, va a segnare. Nicola Scalabroni, il coach dell'Attila, ha chiamato questo time out per parlarci sopra. Ripeto, deve limitare i palloni persi in attacco. L'Attila, Gamazo intanto da sotto è andato a realizzare un bel canestro. Fuori per Montanari, Montanari va ad attaccare il ferro e stavolta si fa perdonare dei passaggi errati, è andato a realizzare un bel canestro. La transizione dell'Attila con Redolf, pallone fuori per Montanari, gira bene il pallone l'Attila, va a realizzare una gran tripla Gianmarco Gulini. Vediamo la replica dell'Ital Service con Tognacci, lo schiacciato per Obieque, ancora in avvicinamento Sam Obieque, grande atletismo e grande tecnica per lui. Mancano due secondi, attenzione Tognacci, pallone sotto per Casoni, non riesce l'acrobazia al giocatore pesarese, quindi si chiude questo primo quarto con il vantaggio esterno di 8 lunghezze, 25 Ital Service, 17 Attila Basket. Balilli ancora sotto per Mancini, che va a realizzare un gran canestro. Vede libero Annibaldi, vediamo uno contro uno di Annibaldi, bello questo taglio di Mancini, e va a prendersi la stoppata di Obieque. Ripeto, questa è una delle chiavi in negativo di questa partita per la formazione appunto allenata da Nicola Scalabroni, mentre c'è un grandissimo canestro, tutta la tecnica dell'eroe silenzioso Matteo Redolf. Pallone sotto per Lovisotto, è andato a prendersi una gran stoppata di Edo Annibaldi, anche Edo Annibaldi che di fisico e di atletismo fa la sua arma migliore. Peccato questa tripla sbagliata di Edo Annibaldi, ne commette pochissimi. Battisti intanto vuole il gioco sotto con Lovisotto, e ora c'è l'Ital Service che sta cavalcando praticamente Isacco Lovisotto proprio per metterlo nella condizione di segnare, e invece a segnare è stato Peppo Gamazo. Ancora per Mancini, Mancini va al tiro dalla media con un po' di fortuna, questa volta il ferro è amico di Mario Mancini, che appunto tiro che è tramutato a canestro. Battisti intanto, meno due Attila, Battisti per un attimo si incespica, poi ancora Matteo Battisti vuole il gioco con Lovisotto, e ha lavorato alla perfezione la difesa della L'Attila Basket con il secondo tempo che si chiude con uno svantaggio minimo per l'Attila di meno 2. 35 Ital Service, 33 Attila Basket. Di gran carriera ancora va ad attaccare l'area e va a realizzare un gran canestro. Montanari intanto sfrutta il blocco di Peppo Gamazo, vuole il gioco con Annibaldi e va alla tripla. Poi ancora una serie di mani conquistarsi questo rimbalzo, e c'è questo assist di Mancini, passaggio no look per Peppo Gamazo, che è andato a realizzare da sotto. 44 Attila, 51 Ital Service. Attenzione, 5 secondi, 4 secondi, Foglietti è imbufalito giustamente davanti alla propria panchina e Gulini va a realizzare proprio sul suono della sirena questo
canestro fondamentale che riporta a meno 5 lo svantaggio dell'Attila Basket. Mancini, pallone fuori per Gulini, ci prova da tre punti Gulini, Gianmarco Gulini. Questo attacco fondamentale dell'Attila, meno 2, Redolfo ci prova da tre punti, non va, il rimbalzo è del lungo Kisley Obiekwe, ma l'Attila è lì. E questa volta è una zona 2-3, una zona fronte pari con Montanari e Gulini in punta. Battisti, vediamo questo attacco del Loreto Pesaro. Kisley va ad alzare la parabola, va a mettere un grandissimo canestro. Noi approfittiamo di questo time out anche per mandare un saluto al nostro Ricky Corvatta, che fa parte dell'ufficio stampa dell'Attila Basket, insieme al nostro Alessandro Vallese, tutto sotto la regia del team manager Jacopo Minossi. E intanto Broglia da tre, Broglia da tre punti, è andato a realizzare una tripla fondamentale, quindi si fa perdonare l'errore nell'azione precedente. È un canestro di capitale importanza per Giorgio Broglia, che non a caso ha messo la tripla nel momento fondamentale dell'incontro. Luca Montanari, Annibaldi fuori per Gulini, Gulini va ad attaccare, punta il pitturato, alza tantissimo la parabola, Gamaso triplicato, ancora una mano di Annibaldi e c'è un fallo. Un fallo, vediamo, del numero antisportivo, mi sembra dalla mimica dell'arbitro, fischiato al capitano Peppo Gamaso, che sta ancora protestando per questa decisione arbitrale. Il freddissimo Matteo Battisti è andato a realizzare dalla lunetta, dando il più 6, il vantaggio appunto della propria squadra sull'Attila. Ora diventa più 7. Vital Service che chiude con il palleggio di un grande Federico Casoni, che è stato assolutamente il migliore dei suoi giocatori in campo. Quindi si chiude questa partita con la vittoria esterna dell'Ital Service Loreto Pesaro sul campo del Palamedi, con il punteggio finale di 72-64, ripeto, trasferta adesso per l'Attila Basket sul difficilissimo campo della Golden Gas Senigallia domenica prossima. È tutto dal Palamedi di Porto Recanati. Francesco Vallesi vi ringrazia per l'ascolto e grazie a tutti per averci seguito. Come al solito, viva il basket, sempre! Coach Nicola Scalabroni, al termine di questo Attila Loreto Pesaro, ecco, è stata una partita da fuori molto bella, sicuramente da seguire, avvincente. Alla fine comunque qualcosa da rimproverare ai suoi ragazzi, nonostante questa comunque prestazione importante di oggi? In realtà stiamo facendo tutte prestazioni importanti, c'è poco da rimproverare ai ragazzi. L'unica cosa è il 4 su 21 da 3 punti, la percentuale bassa da 3 punti, che sicuramente ci ha condannato stasera, perché abbiamo preso buoni tiri girando la palla, abbiamo preso anche a 3-4 metri della fine sul meno 4 3 tiri con i piedi per terra sbagliati, a differenza di loro che quando noi abbiamo un po' rischiato sui loro tiri da 3 punti ci hanno fatto canestro. Noi invece su quelle situazioni questa sera non abbiamo fatto canestro e questo ci ha un po' condannato. Sul tiro, sul 58-59, abbiamo avuto la possibilità di andare uno avanti a 3-4 metri della fine, che poteva essere un po' la svolta, questa cosa qua non c'è riuscita, e su un paio di penetrazioni di Gulini dove potevamo andare a fare canestro e arrivare a meno 2, ma lì probabilmente qualche contatto che poteva essere fischiato non c'è stato fischiato e ne abbiamo pagato le conseguenze. Sicuramente arriviamo a fine partita corti di fiato, dovuto all'enorme lavoro fisico che dobbiamo fare, col fatto che con Loreto, ma anche con la stessa Bramante, eravamo più piccoli fisicamente, il dover raddoppiare, il dover combattere sui taglia fuori, su ogni tiro, su gente più grossa di noi, sicuramente ci toglie un po' di lucidità finale. Poi in questo momento ci sta dicendo male il particolare, perché alla fine ce la giochiamo con tutti, ma nel particolare, quando c'è da mettere un canestro in più, in questo momento ci sta andando male. Ecco, oggi iniziava il vostro girone di ritorno di questo campionato, sarà un girone insomma bello tosto, a partire poi dalla trasferta del weekend prossimo a Senigallia. Ma sì, noi dobbiamo sapere che in questo momento bisogna stringere i denti, essere lì,
lavorare come stiamo lavorando tutti i giorni, dobbiamo continuare ad avere la testa tranquilla, stare nelle nostre situazioni, continuare a fare bene quello che stiamo facendo in settimana, perché prima o poi, speriamo prima che poi, il prima possibile, sicuramente riusciamo ad andare a prendere e a spizzicare due punti da qualche parte. Marco Raffaelli, direttore tecnico dell'Attila Basket, al termine di questa partita con Loreto Pesaro. Ecco, una partita che non era iniziata nel migliore dei modi, poi siete stati bravi insomma a rimetterla nei giusti binari. Alla fine comunque Loreto Pesaro è venuta fuori, arriva questa sconfitta, come l'analizzi? Ma allora, purtroppo sì, abbiamo impattato un po' morbidi nel primo quarto, e infatti abbiamo subito 25 punti. Però poi il secondo quarto ne abbiamo subiti 10, per cui la reazione c'è stata e la partita è stata comunque una partita punto a punto. Siamo stati sempre dietro, purtroppo il rammarico è che nel momento che potevamo andare avanti, ci abbiamo avuto con Gamasso, che poi è stato forse il migliore della nostra squadra, un errore da sotto, e loro sono venuti giù, hanno fatto canestro a 3 punti, lì ci ha dato sicuramente un bello schiaffo, però ci abbiamo creduto fino in fondo. Poi obiettivamente noi in questo momento stiamo facendo il massimo, i ragazzi si stanno allenando sempre alla grande, e c'è il rammarico perché comunque ci manca sempre qualcosa per portare a casa la vittoria, che comunque ci serve anche a livello di morale. E quindi ai ragazzi non posso rimproverare nulla, perché comunque pure stasera ci hanno dato al massimo e fino all'ultimo secondo, per cui adesso c'è da rimboccarsi le maniche per fare un'altra settimana di allenamenti positivi, per andare a Senigallia e giocarcela con il coltello tra i denti, perché comunque è uno scontro diretto. Anche perché Senigallia all'andata ha vinto qui da noi, per cui assolutamente dobbiamo portarla a casa. Ecco, diciamo anche col coach, è terminato il girone di andata, quali indicazioni avete tratto da questa prima parte di stagione? Ma è un campionato super 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 equilibrato, qualsiasi partita è da giocare veramente al massimo, perché comunque ci sono tutte squadre molto molto competitive e molto ben costruite. Quindi in un campionato così equilibrato ovviamente ogni partita è decisiva. Quindi il girone d'andata, poi comunque alla fine abbiamo chiuso con 5 vittorie e 6 sconfitte. A ritorno dovremo fare sicuramente meglio, perché comunque è vero tutte le attenuanti, per l'amor di Dio, perché comunque noi diciamo che a livello di sfortune quest'anno ce ne abbiamo avute tante, però non ci possiamo piangere addosso. Dobbiamo reagire, i ragazzi hanno reagito, la società comunque è intervenuta sul mercato già con Montanari, adesso vediamo di intervenire di nuovo per avere un altro giocatore, e perché comunque noi ci crediamo ed è quello che vogliamo trasmettere ai ragazzi e all'ambiente, perché noi dobbiamo arrivare fino alla fine con la testa alta.